Ben ritrovati dal Baselworld, siamo in compagnia di Dario Spallone di D1 Milano. Ben trovato Dario. Ciao, grazie a voi. Allora, questo è l'esordio per voi al Baselworld. Siete un brand giovane, un brand che già si sta imponendo sui mercati internazionali. Vorrei chiederti come nasce la storia di D1 Milano. Prima di tutto grazie, il complimento, è veramente un successo non arrivare qua. Abbiamo ancora molto da fare, ma ci stiamo lavorando sodo. E abbiamo iniziato nel 2013, a febbraio, come un brand di moda, cioè con l'idea di essere un brand di moda. Ci siamo strutturati nel corso degli anni fino ad oggi con una distribuzione di alta nicchia in tutti quanti i mercati, da quello italiano, in Luisa Via Roma, Rinascente, Brian & Berry, per citare alcuni nostri retailers, nel mercato del Regno Unito con Harvey Nichols, Selfridges. Nel Medio Oriente con Harvey Nichols Dubai, Harvey Nichols Qatar, Harvey Nichols Kuwait, Bloomingdale's, Saks Fifth Avenue, quindi con una lista di retailers di alto posizionamento. Abbiamo consolidato la nostra immagine fino ad oggi, quindi tenendo una distribuzione molto familiare, dico io, perché molto piccola, con un forte controllo per avere un customer experience molto strutturato. Nel momento in cui abbiamo creato le basi per avere un brand più strutturato, abbiamo cominciato a scalarlo. Quindi ad oggi abbiamo fatto per la prima volta, abbiamo esordito qui a Baselworld, avuto un largo riscontro, siamo ora presenti solo in 8 paesi, entro la fine dell'anno saremo in 25, quindi grandi successi, però abbiamo ancora tanto da fare. Voi siete ambasciatori delle idee italiane, visto che questa è una grandissima idea italiana nel mondo. Adesso il vostro team è a Dubai. Ci vuoi parlare di questa esperienza? Cosa significa per una realtà nata in Italia affacciarsi chiaramente quotidianamente su un mercato diverso e anche ovviamente in una cultura completamente diversa dalla nostra? No, assolutamente. Io credo che il Made in Italy ad oggi sia più una questione di fattore umano, cioè molti di noi sono stati costretti per un modo o per un motivo o per un altro a espatriare dalla nostra patria e a riportare il Made in Italy anche a quello che era prima. Ci siamo strutturati a Dubai perché è un hub industriale, anche dal punto di vista di mercato, è uno dei nostri mercati principali e strategicamente localizzato. Strategicamente localizzato in un settore che per noi era molto conveniente. Abbiamo creato un team che è solo di italiani, quindi abbiamo importato un top management che veniva dal mondo, sia del mondo dell'orologeria che del mondo della moda, e ad oggi ci stiamo cercando di focalizzare con una struttura che sia globalizzata. Non esiste più il Made in Italy inteso come una volta che era un prodotto totalmente costruito, ideato e strutturato per il mercato italiano. Ad oggi si è sviluppato un altro concetto del Made In, un Made In più globalizzato, e ovviamente dobbiamo creare un prodotto che abbia una forte connotazione della cultura italiana. Perfetto, il vostro target è un target molto giovane, immagino, però insomma il vostro è un orologio che si può indossare per diverse occasioni. Ci vuoi parlare anche di questo concetto? No, assolutamente. All'inizio era nato come un accessorio di moda, e poi si è sviluppato un po' il brand identity. Ad oggi crediamo che il nostro prodotto sia un prodotto versatile, che si possa usare in diverse occasioni. È un prodotto che rappresenta l'understatement, puoi usarlo in discoteca, puoi usarlo in palestra, usarlo al lavoro, quindi è un prodotto che si adegua a tutte quante le occasioni. Ha una forte coerenza nell'immagine, per esempio questa nostra ultima campagna è stata fatta con Farnoosh, che ha rappresentato pure Dolce & Gabbana a Dubai, e si vede che tutto quanto il pantone di colori e tutta quanta la struttura è in linea, è coerente sia nei nostri social media che nei nostri photoshoot che nell'esposizione che abbiamo nei retailers. Questa coerenza ci permette di avere una redemption molto forte. E per quanto riguarda questo esordio al Baselworld, vedo tantissime persone passare davanti al vostro stand, fermarsi, incuriositi, comunque da un brand così nuovo, così fresco, qualcosa rispetto al rapporto magari con le persone che riuscite a contattare con una fiera come questa. Beh, sono stato anch'io sorpreso dal risultato, non ce l'aspettavamo, lo speravamo però non ce l'aspettavamo, è stato un grande successo, credo che in primo luogo il motivo perché abbiamo così tanto successo è il fattore umano, siamo veramente molto vicini ai nostri distributori, ai nostri retailers, al nostro team, questa è la vera forza del nostro brand e alla fine è quella che è la vera forza dell'italianità nel mondo. Ed è per questo che abbiamo avuto veramente un largo riscontro. Qui a Baselworld non si ferma soltanto per il brand, ma anche per conoscere chi c'è dietro, per parlare,
per discutere di idee, di come si svilupperà il brand. E alla fine credo che anche in un mondo che si polarizza verso il settore online, quindi verso la distribuzione online, la distribuzione offline deve cambiare. Il modo che secondo me cambierà sarà quello di ristrutturare il rapporto tra cliente e brand, quindi creare un rapporto che sia ancora più diretto, ancora più personale. Perfetto, allora noi ringraziamo Dario Spallone, ringraziamo D1 Milano, complimenti per il vostro brand, speriamo di ritrovare te e il tuo team in prossime occasioni, magari qui al Baselworld o in altre occasioni. Grazie, 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 grazie a te. Grazie.